Stamattina lo leggo anch'io il giornale, va bene? Lo leggano tutti, lo legge anche il nonno. Lo voglio leggere anch'io. Un'altra perla incredibile stamattina della Gazzetta dello Sport, una perla di quelle alla giapponese proprio. Quindi, Zhang vuole rifinanziare, scrivono quelli della Gazzetta, fammi leggere per Benino. Cialtroni. Cialtroni. Allora, innanzitutto la Gazzetta scrive che vogliono rifinanziare i 275 milioni. Non hanno ancora capito che sono 384 la Gazzetta dello Sport. E c'è anche chi legge queste cose qui senza dire no, non sono 270, non sono 275, sono 384, ma loro leggono il giornale a pagamento. Ma dici da Biz? O parli stamattina di Digital Biz, no? Quindi la Gazzetta scrive 2,75, non hanno ancora capito che sono a 384, che il signor Festa parlò di un eventuale bagno di sangue qualora lui avesse avuto le garanzie per rifinanziare, che non avrà mai. Octree. Lui, quando prima di chiedere il prestito a Octree, il signor Zhang fa il giro delle sette chiese, sfido chiunque a smentirmi, e tutti gli dicevano: che vuoi te? Che vuoi i soldi te? Perché Octree concede il prestito? Perché Octree ha già il compratore, altrimenti nemmeno Octree gli avrebbe dato i soldi a Zhang. L'Inter si è impegnata tutto, il marchio, diritti TV, non c'aveva più nulla da impegnarsi Zhang. Gli ha dato anche un forno in microonde, un set di pentole, non aveva più nulla da dargli Zhang. Come garanzia. Quindi la Gazzetta non sa che sono 3,84 e scrive sono 2,75. Poi con quali tassi di interesse? Sarebbero interessi, sarebbe un bagno di sangue allungare la scadenza di 2 anni? Anche con un tasso al 15% sarebbero 60 milioni all'anno di interessi. Cioè, lo capisce finanziariamente non è più sostenibile da 2 anni ormai questa proprietà. Ma come fate a riparlare di rifinanziamento, ma quando poi voi avete scritto delle quattro due diligence, dove avete scritto voi quattro due diligence, dove sono andate a finire? Questa, ragazzi, è l'informazione, ma ve lo dice uno che vuole fare tutto su YouTube, all'infuori che informazione, ma se ci dobbiamo mettere tutti a leggere i giornali, ci mettiamo tutti a leggere i giornali. Il problema è che ti leggono il giornale, leggono una cifra sbagliata e non hanno nemmeno la preparazione e la conoscenza per dire i 170 milioni di finanziabili sono 3,84. In più, i professionisti dovrebbero spiegare: ok, non ha le garanzie, è impossibile, ma anche qualora lui avesse potuto rifinanziare, servono altri soldi per andare avanti. Le dovete scrivere, ma cosa scrivete? Ora leggo il giornale anch'io, lo leggo a tutti, lo leggo anch'io. Oh, posso leggere il giornale una volta ogni tanto o no? Lo posso leggere o no? Di cosa vogliamo ragionare? Dove volevi andare, Onicinesi? In poche parole, leggo le osservazioni dei ragazzi ora, del team. In poche parole, dovrebbe rifinanziare 384 milioni per 2 anni, 2024-2026, con un tasso non meno del 16%. Al 2026 tutto il debito, senti, si attesterebbe sul mezzo miliardo di euro. È questo quello che vi dovrebbero dire i giornali a pagamento, i professionisti che si spostano su Twitch, su internet a chiedere i soldi ai tifosi dell'Inter. Capito? In poche parole, a minimo un tasso del 16%, non ha le garanzie, non gli rifinanzieranno nemmeno uno spillo a Zhang, ma arriveresti ad avere al 2026 mezzo miliardo di euro di debito rifinanziando questa cosa. Poi dopo non posso leggere quello che è stato scritto perché è un'offesa per chi scrive queste cose. No, no, non si possono scrivere queste cose qui. Ma come si fa? Ma poi dopo il team dice 16% è un'utopia.
Semmai si va verso il 18-19% di tassi di interesse, quasi tassi di interesse da usura. Parliamo di 65 milioni all'anno di interessi. In caso, ma non ha le garanzie, no? Cosa vuoi rifinanziare? Ma poi con 1,5 miliardi di debiti, ragazzi. Dai, facciamo ripartire la giostra. Dai, ormai ho capito, non ci sono più regole. Dai, rifacciamo ripartire la giostra. Ripartiamo dai finanziamenti. Poi chi ti legge questo giornale? Te lo legge e ti ha parlato di 50 compratori, 4 due diligence. Ma dici da pizza, non era tutto a posto? Cioè, ormai è diventata una barzelletta. Dai, ragazzi, non ci sono più regole, non c'è più nulla. Ripartiamo da capo con la giostra. Dai, rifinanzia, bond, dai, ritirate fuori i soci di minoranza, americani. Dai, ripartiamo tutti da capo. Dai, ripartiamo da capo perché tanto ormai vale tutto. Ormai vale tutto. Ormai vale tutto. Meno male, almeno hanno avuto il buon senso di togliere uno sponsor che non ha mai pagato. Perché i fuoriclasse dell'informazione avrebbero dovuto dirti, leggendo il bilancio dell'Inter, innanzitutto i premi a ultimo bilancio dell'anno scorso ti dice che non sono stati pagati. Lo dice il bilancio. Il bilancio ti dice che l'FC Internazionale di Milano ha 31 milioni di debiti con il comune di San Siro perché non paga l'affitto. Questo lo dice il bilancio e non Giuse. Ok, quindi queste cose qui ti dovrebbero dire. Queste cose qua ti devono dire. Ma quali premi? Non paghi l'affitto di San Siro, ma quali premi? Ci sono 31 milioni di debiti, ma quale rifinanziamento? Ci sono 12 giocatori da cambiare il prossimo anno. Non te ne scrivono queste cose. Ci sono dei giornali che devono fare il commiato al cinese per l'uscita, per farlo uscire il meno possibile. Ma non sanno nemmeno, bisogna rifinanziarne 3,84 in caso, non 2,75. E poi come vai avanti? E i 12 giocatori chi li compra il prossimo anno? I cinesi? Ma lo stadio, non dovevano fare lo stadio a Sago? Non si parla più dello stadio a Sago che parlavate ma prima, ma è sparito anche lo stadio a Sago ora. Bisogna ripartire da capo, il cinese rifinanzia, dai, tanto ormai vale tutto. Ripartiamo da capo che il cinese rifinanzia con un 18% di tassi di interesse, 70 milioni all'anno di interessi sul debito, del debito, con 1,5 miliardi di debiti, è insostenibile finanziariamente da 2 anni questa proprietà. Un'azienda sarebbe fallita 3 anni fa, un'azienda normale. È in piedi perché fa parte del calcio l'Inter, ma non può più stare in piedi così. Questo dovreste scrivere voi. Hai capito perché siamo dietro l'Uganda ora? Hai capito? Perché tanto poi lo vedremo cosa accadrà, no? A fine campionato o giugno, vedremo cosa succederà. Se rifinanzierà, fa un altro raddoppio. Ora sono ripartiti i raddoppi di Zhang, ma ripartono i raddoppi di Zhang, ti leggi il giornale e ti ha fatto 47 edizioni straordinarie su compratori all'Inter, 4 due diligence, asta tipo Chelsea. È uno schifo, basta! Prendono in giro le persone questi qui. Ma di cosa vogliamo ragionare? Ma dove volevi andare con i cinesi? Questo dovreste scrivere voi. Te devi scrivere dove volevi andare con i cinesi. E dici dal Biz tutto a posto. Ci becchiamo più tardi. Tanto oggi piove.